cambiano i quartieri, ma i problemi a Gela restano sempre gli stessi. Continuano infatti le perdite d'acqua in diverse zone della città. Questa volta è toccata ad una via sita nel cuore del centro storico, in cui da oltre un mese si verificano disservizi. Gli abitanti di Via Bela, stanchi di essere ignorati da chi di dovere, lanciano un appello ai nostri microfoni. Signora, da più di un mese va avanti una situazione alquanto difficile, soprattutto nel periodo estivo. Continuano le perdite d'acqua. Sì, è da circa un mese, non dico tutti i giorni, ma quasi tutti i giorni è interpellarli, perché ci sono qua delle perdite, non una, tre perdite. E sono nella Via Bela, col Vico Navarra. Praticamente siamo disperati, perché l'acqua, quella che arriva dalle 6:30 di mattina, alle 9 la tolgono. E tutti, a maggior parte, nella Via Bella non ci arriva acqua in quanto la perdita va all'esterno. Quindi come si deve fare? Abbiamo fatto tante chiamate, tutti chiamiamo, ma è venuto soltanto una volta una persona, è venuta, ha sollecitato per vedere la situazione com'era, però si è preso gli appunti ed è già più di una settimana che non si vede più nessuno. Stamattina, fino a un'oretta fa, l'ho chiamato. Non risponde nessuno, c'è soltanto la segreteria, oppure fanno per prendersi gli appunti così, ma non rispondono. Il problema dell'acqua a Gela non è una novità e se in inverno si riesce in qualche modo a far fronte a questi problemi, nel periodo estivo queste perdite creano nei cittadini difficoltà enormi anche a livello economico, poiché spesso e volentieri sono costretti a ricorrere alle autobotti per riempire i serbatoi. Che l'acqua proprio è oro e ci manca l'oro. Quindi non so cosa dobbiamo fare. Siamo tutti disperati. Il problema della mancanza d'acqua è però solo la punta dell'iceberg dei tanti disservizi con cui gli abitanti di Via Bela devono fare i conti. Siamo tutti arrabbiati a Gela su qualsiasi cosa, per l'acqua, per le pulizie. Io a casa mia io ce l'ho pulita, come alcune persone nelle vicinanze, ci siamo messi d'accordo. E la strada ce la puliamo tutti i giorni. Là in fondo dalla Via Bela c'è un cortile che non si può passare nemmeno con la macchina, perché quel cortile è pieno di spazzatura. Ma sempre questo non dipende da loro, ma dipende anche nel pubblico. Quindi perché non mettono le telecamere? Così non lo fanno, così non si ci mettono più. Purtroppo qua siamo le persone, a parte che ci siamo io, la signora, un'altra signora di là. In fondo c'è qualcuno, nella strada siamo pochi, però noi questi qua davanti, che siamo più al centro, diciamo, del corso, facciamo del tutto di tenercela pulita. E Certo. invece ci sono persone che non ci tengono, addirittura vengono da fuori. Perché dico di mettere le telecamere? Perché vengono con le macchine, si fermano, buttano così e se ne vanno.